Buonasera, allora siamo qui per presentare appunto il numero 2 di Darkwing con... Buonasera, siamo qui per presentare appunto il numero 2 di Darkwing, che è questa saga fantasy di cui gli autori Rita, Rita Micozzi e Davide Cencini, esatto, sono qui appunto dall'anno scorso con il primo volume. Quest'anno hanno portato il secondo e anche il fumetto l'anno scorso, giusto? In prova. Io ora lascio la parola a loro che ci presenteranno appunto la trama narrativa di questo nuovo numero e tutti quanti i dettagli tecnici. Poi c'è anche Rita che ci fa una sessione di disegno dal vivo, quindi possiamo ancora di più apprezzare l'arte di l'arte di Rita. Vi lascio la parola. Salve a tutti, grazie. Allora, come vi diceva Chiara, quest'anno siamo qui per presentare il secondo volume di Darkwing. Per una serie nata in Italia già spesso è difficile superare il primo volume, quindi noi vorremmo iniziare ringraziando tutti i lettori che ci hanno sostenuto fino a questo momento, perché davvero per gli autori italiani stanno vivendo un momento difficile per le serie nuove appena lanciate. Non è facile raggiungere questo tipo di diffusione. Come ha anticipato già lei, Darkwing nasce innanzitutto come un'autoproduzione, quindi l'uscita editoriale è stato soltanto il passo successivo. Prima di iniziare con la pubblicazione con UTI e Libri, Darkwing era stato proposto originariamente come un'autoproduzione. L'autoproduzione fu abbastanza un successo, quindi si presentò un editore che mi chiese se eravamo intenzionati a pubblicarlo e quindi a farlo valutare, e fu proprio quello che avvenne naturalmente nel 2011. Il libro fu valutato da UTI e Libri, proprio nel 2012 uscì il primo volume, a cui è seguito a Lucca Comics nel 2013 un episodio a fumetti che vi mostro qui, Darkwing Zero, l'età dell'innocenza, che è stato realizzato proprio con l'intenzione di creare un prequel alla serie. Io tra l'altro adesso vorrei farvi vedere anche alcune tavole dal fumetto. Ecco qui. Questo praticamente è un numero che fa da intermezzo tra il primo e il secondo capitolo. Lo abbiamo realizzato interamente noi in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics. Praticamente volevamo realizzare un fumetto che fosse allo stesso tempo un prequel della serie, quindi un punto di partenza ideale per i nuovi lettori, che introducesse appunto l'ambientazione del tutto nuova realizzata da noi di Darkwing, che è un mondo completamente nuovo, e che facesse allo stesso tempo da teaser, da introduzione per i capitoli successivi. Infatti introduce anche personaggi che nel libro stanno venendo introdotti soltanto in questo momento, o che addirittura saranno nei prossimi numeri. In secondo luogo, per scegliere la copertina del... Posso fare una domanda? Sì, prego. Volevo sapere innanzitutto, allora, quindi, se il fumetto avrà degli altri numeri o se serviva solo da collegamento, se anche quello era già autoprodotto, che in realtà, diciamo, il prodotto, cioè il primo numero autoprodotto è un po' la realtà di tutti, cioè di tutti quelli che si avvicinano all'editoria fantasy o comunque fumettistica italiana, perché ne esistono tante in realtà che prima si autoproducono e poi dopo vengono accolti dalle varie case editoriali, insomma, per proseguire questa strada, no? E poi volevo sapere appunto se hai già in mente anche un terzo Darkwing, insomma, come si svolge il tutto. Allora, è una cosa curiosa, perché in realtà originariamente Darkwing doveva essere un fumetto, cioè l'idea originale era proprio quella di realizzare una serie a fumetti.
Poi questo progetto è stato accantonato perché era un po' troppo ambizioso, era difficile realizzare una serie così lunga, tutta quanta in forma di fumetto, però comunque l'idea è rimasta. Il romanzo stesso ha conservato un'impronta estremamente visiva e cinematografica, proprio perché noi veniamo entrambi dal fumetto e dall'illustrazione. Io sono uno sceneggiatore di fumetti di base, Rita è una disegnatrice di fumetti e illustratrice. Quindi la serie ha conservato un carattere fortemente visivo, che si riflette nella scrittura stessa, anche nel testo del romanzo. Quindi la trasposizione a fumetti è stato un passo molto naturale. Il fumetto non è stato autoprodotto, è stato realizzato appositamente in accordo con l'editore per Lucca Comics, proprio per facilitare l'introduzione dei nuovi lettori, e col coinvolgimento delle scuole di comics di tutta Italia, specialmente la Scuola Internazionale di Comics. È stato fatto un bando per il concorso, ci sono arrivate tipo 50 entry per la copertina, che per un progetto che è iniziato da poco è stato veramente un risultato eccezionale per noi. Cioè, ci ha veramente sorpreso l'affetto dei lettori, che hanno voluto realizzare degli omaggi sperando di essere messi in copertina. Alla fine i vincitori sono risultati Francesca Resta e Andrea Tentori Montalto, che abbiamo diciamo sposato in una copertina che unisse i lavori di entrambi, perché ci sono piaciuti veramente moltissimo. Qui sullo slideshow in questo momento ne vedete altri che sono stati realizzati appositamente per questo concorso e che forse verranno utilizzati anche in futuro. E tra l'altro vi segnalo che Andrea Tentori Montalto, che è autore appunto della metà della copertina di Darkwing, quest'anno ha realizzato la copertina del romanzo di Dragonero di Bonelli, che è appena uscita per Mondadori. Quindi ha lavorato con noi l'anno prima di realizzare la copertina di Dragonero. E queste sono tutte altre entry che ci sono state proposte dai partecipanti al concorso, alcuni devo dire veramente eccezionali. E Darkwing Zero a Lucca 2013 è andato praticamente esaurito, in vendita allo stand ora trovate proprio le ultimissime copie esistenti, quindi se le volete prendete. Verrà ristampato? E quello che stavamo pensando appunto è di realizzare una versione extended di Darkwing Zero, quindi non soltanto con la storia breve introduttiva, ma aggiungendo altre storie a fumetti che comunque siano di contorno, quindi non la stessa storia del romanzo, ma che espandano il lavoro fatto all'interno del romanzo, e quindi di riproporre magari una versione espansa per i nuovi lettori che ci verranno a trovare quest'anno a Lucca Comics, dove viene lanciato il secondo volume di Darkwing. Il primo era La Spada dei Sette Occhi. Sì, scusate, Lucca Books and Games sarà quest'anno. E noi porteremo appunto il secondo volume di Darkwing, che verrà lanciato proprio in occasione della fiera prima di andare in distribuzione, che si intitolerà L'Armata degli Scheletri. Il primo volume era La Spada dei Sette Occhi. E ce ne sarà un terzo? Ce ne sarà un terzo, ce ne sarà un quarto. Nei miei progetti la serie arriva all'incirca a 7 libri. 7 proprio come gli occhi della spada, vi dice niente questo, perché gli occhi della spada man mano si aprono, quindi è un po' come Harry Potter che fa un anno di scuola ogni libro. Presso a poco l'idea è quella, infatti se ci fate caso, dietro, scusa, mi puoi girare per cortesia? Fa la valletta. Esatto, praticamente dietro ad ogni libro c'è la spada con riflesso un personaggio diverso e un occhio in più che si apre, quindi questo crea un countdown, perché appunto nella storia Peter, che è il protagonista, si lega suo malgrado, perché non era certo nelle sue intenzioni, ma lui è un terrestre che finisce a causa di un incidente in questo mondo che si chiama Coron, e qui viene scelto dalla Spada dei Sette Occhi, che è un'arma vivente ed è l'arma di un dio oscuro, un dio della distruzione. La spada si lega a lui senza chiedergli il permesso, quindi lui è la prima vittima di questo matrimonio, diciamo, involontario.
praticamente minaccia di trasformarlo in un potentissimo demone man mano che raccoglie energia vitale e spezza i sigilli che sono stati posti dai Solar sui suoi occhi. Quindi l'unica speranza di Peter per evitare di trasformarsi in un demone, risvegliare il dio della distruzione e quindi di distruggere questo mondo, è di raggiungere i monaci guerrieri Solar, che sono questi qui che vedete in questa tavola di Darkwing Zero, questi sono i grandi maestri, e praticamente recarsi da loro e cercare di far sciogliere questa maledizione. Solo che per lui sarà un viaggio irto di difficoltà, perché incontrerà tutta una serie di ostacoli, di nemici sulla sua strada, ma anche incontrerà anche dei nuovi compagni. Ad esempio Lydia, una ragazza cyborg proveniente come lui dalla Terra e finita su Coron in seguito allo stesso incidente che lui ritrova, e lei si unisce a lui. Tom, un giovane ladro, e poi Kai, che è un arcimaestro dei Solar, proprio con l'incarico di proteggerlo. E niente, questo è quanto avviene nel primo libro. Qui c'è tutto l'inizio del viaggio. Poi però nel secondo le sottotrame che sono state dipanate fin dal primo libro iniziano a giungere a compimento, perché noi fin dall'inizio vediamo che si sta preparando una guerra tra l'impero dell'Euras e la neonata nazione di Graven, di cui Vonatar è il sovrano. Vonatar è un seguace, anzi il sommo sacerdote di Exus, il dio della morte, e il suo scopo è di edificare il regno del dio della morte su questa terra. Quindi praticamente lui si sta preparando a lanciare un attacco totale all'Euras, e questa sarà una guerra di religione. E quindi qui si innestano le tematiche più importanti di Darkwing, perché Darkwing proprio fa proprie le tematiche che noi viviamo purtroppo nel mondo moderno, quindi la guerra di religione, il terrorismo a sfondo integralista, la violenza sulle donne, la violenza sui minori. Quindi sono tutte tematiche estremamente presenti nel libro, che noi abbiamo deciso di esprimere attraverso il contesto fantastico, ma che con cui comunque ogni lettore oggi si può rapportare, perché appunto sono cose che noi viviamo, ci basta accendere il telegiornale per vedere cose simili. Esatto, proprio perché per noi il fantasy non deve essere relegato necessariamente ad essere un genere d'evasione. Il fantasy può anche veicolare delle tematiche molto importanti, anche attuali, anche molto attuali. Esatto. Non so, vuoi qualche, se ci sono domande dalla parte degli spettatori, volete fare qualche intervento? Ok. Vuoi proseguire tu con la... Poi niente, dicevamo sui seguiti. Io al momento sto scrivendo il terzo libro di questa serie, ma sto comunque ragionando sulla serie nel suo complesso. Quindi c'è un primo ciclo di Darkwing che dovrebbe concludersi col quarto libro nei miei programmi. Già i primi due libri formano un primo ciclo ben formato, perché sono stati scritti proprio insieme come un unico romanzo e divisi solo per la pubblicazione, perché chiaramente sono 550 pagine circa l'uno, quindi era piuttosto corposo. E i primi quattro dovrebbero essere per me la conclusione di un primo ciclo, poi da lì vedremo. Però, comunque poi c'è materiale anche per degli spin-off. Per esempio, io avrei, non l'ho annunciato finora, quindi è una cosa che dico qui forse per la prima volta. Che emozione! Sto pianificando anche un mini ciclo con le origini di Vonatar, cioè il cattivo della serie, a cui vorrei dedicare proprio un libro in solitario. Quindi questa, insomma, c'è molto materiale, è un'ambientazione ricca, nuova, che ho dedicato gli ultimi 10 anni della mia vita a definire nei minimi dettagli, mentre si lavorava. Esatto, e penso anche che ne puoi andare orgoglioso di questa cosa. Beh, io personalmente sì, poi ecco, ai lettori sicuramente piace un mondo definito nei minimi dettagli, sviluppandolo anche attraverso il web questa cosa, perché se voi andate sul sito, sul blog worldofdarkwing.com,
trovate tutta la Bibbia di questo mondo, quindi è una guida completa alle razze, ai personaggi, all'ambientazione. Poi questo mondo ha tutta una storia sua, ha le sue lingue, addirittura la sua valuta, quindi potete trovare informazioni di tutti i tipi sul sito. Non a caso è il mondo di Darkwing. Il mondo di Darkwing, esatto. Abbiamo proprio deciso di dare questo taglio su tutto il mondo di Darkwing, proprio una saga che si sviluppa in connessione con il web. Quindi c'è il sito, la pagina Facebook e apriremo anche altri social network in futuro probabilmente. Sì, nei nostri piani ci sarebbe anche un GDR. Adesso però sulla cosa non mi posso sbottonare perché certo. È ancora in fase di sviluppo, quindi ancora noi pensavamo a un gioco di carte, esatto, noi stiamo definendo la struttura proprio in questi giorni, in queste settimane, ecco, quindi su questa cosa non vi posso dire niente per il momento, poi vedremo al momento opportuno. Tornerete a fare la presentazione del gioco eventualmente? Magari. In Italia ci sono varie ditte che lavorano con giochi di ruolo, quindi se una delle prossime Lucca dovessimo lanciarlo, intanto però lanciamo il romanzo che è già un bel passo avanti, quindi ci troverete a Lucca Books and Games, il libro ci sarà per tutta la fiera allo stand di Utti e Libri. Noi personalmente saremo presenti allo stand sabato 1 novembre, se non vado errato, dalle 16 alle 17.30 e tutta domenica mattina, quindi dalle 10 fino all'1 per le dediche sui libri. E nel frattempo allo stand qui al Macerata Fumetto? Allo stand qui a Macerata Fumetto. Per chi vuole arrivare in anticipo. Temo che stiano saccheggiando senza di noi. No! Speriamo di ritrovarlo, va bene. Lo vado a vedere io. Ok. E niente, poi l'ultima cosa sì. Che volevo dire, importante, è che in questo libro, oltre alle tematiche serie, alla narrazione visiva, ho cercato anche di dare un taglio in alcune parti un po' più umoristico, cioè volevo fare siccome non mi piacevano la maggior parte dei fantasy che ho letto perché alcuni erano un po' pesanti, ho cercato appunto di mettere anche il mio senso dell'umorismo all'interno di questa saga, quindi c'è anche una forte componente di satira verso il fantasy classico, verso i giochi di ruolo. Infatti il protagonista è un grandissimo appassionato di libri fantasy e di giochi di ruolo, quindi lui è anche un po' scemo, diciamo che c'è anche molto divertimento dietro tutta questa cosa, perché io mi diverto molto a scrivere e quindi mi è piaciuto molto trasporre l'aspetto umoristico dei giochi di ruolo e del fantasy classico all'interno di questa saga, quindi questo aspetto umoristico è stato piuttosto apprezzato dai lettori, quindi è una cosa che mi ha reso felice, perché temevo che sarebbe stato letto un po' troppo come un libro comico, invece è piaciuto anche l'equilibrio tra le due cose. E va bene, non so se c'è qualche domanda, qualcosa. Vi volevo far vedere magari anche, oltre a quello che vi ho fatto vedere finora, come abbiamo lavorato sulla copertina del primo libro. Sì, certo. Allora. Intanto Rita ha finito il suo disegno dal vivo e io l'ho visto quando l'ha cominciato, per me che sono un ignorante del disegno, cioè nel senso che non so disegnare, è un capolavoro vederlo realizzato in così poco tempo. Certo. Complimenti. Allora, sì, se vuoi dire qualche cosa. Non lo so, volete che lo descriva un pochino? Anche vero? Allora, ciao a tutti, intanto questa è una cosa un po' improvvisata in realtà, perché l'ho iniziato due volte lo schizzo per poterlo poi apprezzare, perché io non sono mai contenta del primo getto. Adesso mi trovo un po' contenta, fra una settimana lo odierò, so che sarà così, però va bene, c'è sempre modo di rimettere a posto. Infatti avete fatto caso, ho messo la firma e poi ho continuato, cosa che in realtà non si dovrebbe fare. Ho disegnato il protagonista Peter con i due occhi aperti, spoiler? Sì, un po' di spoiler.
con i due occhi della spada. Si è detto che arrivano a 7 libri, prima o poi li apriranno. Sì, sto occhi sette. Tra l'altro disegno sempre la parte in cui si vede un solo occhio, prima o poi dovrò anche disegnare la parte opposta dove si vedono due occhi impilati. Niente, ho pensato di farlo in un punto del libro in cui lui ha una certa simbiosi con la spada, comincia a mostrare il suo lato più oscuro, più tenebroso. Infatti abbiamo anche il suo occhio che è diventato simile a quello delle spade. Infatti ci tenevo ad aggiungere, grazie che me l'ha ricordato, che una delle tematiche principali che percorre tutta la saga di Darkwing è proprio quella dei mostri che vivono nell'animo umano, mostri di cui la spada è espressione, perché è un'arma viva, intelligente, che tenta di corromperlo e quindi fa uscire i suoi lati più scuri. Quindi noi, se nel primo libro vedremo un Peter che coglie il lato ironico della situazione, nel secondo vedremo un personaggio molto più tormentato, molto addirittura in lotta per la sua sanità mentale contro la spada che gli dà proprio dei pensieri omicidi addirittura. Quindi lui sta avendo sempre più difficoltà a tenersi attaccato alla sua umanità, quindi noi vedremo tutta la lotta di questo personaggio che si farà sempre più seria, sempre più difficile contro questa entità che cerca di possederlo. Ma in ogni caso non è soltanto Peter, perché tutti i personaggi di Darkwing hanno un po' un lato oscuro, la lotta tra ragione e istinto, esatto, la lotta tra ciò che c'è di buono in noi e ciò che invece c'è di malvagio. Quindi ci tenevo molto a mettere questa tematica all'interno del libro, che appunto si esprime in questo modo. Vi dicevo della copertina, qua, riguardo all'aspetto artistico, come abbiamo lavorato noi su questa cover. All'inizio di questo slideshow, che adesso non so se purtroppo non, lo faccio ricominciare da capo, altrimenti non vi potete rendere conto. Esatto, noi siamo partiti da un bozzetto, questo era addirittura il bozzetto di Rita del 2006-2007, quindi sì, vedete anche la maturazione artistica, tra l'altro. Abbiamo realizzato prima un bozzetto e poi è stato passato all'illustratore, che in questo caso è Malt Walter, un illustratore tedesco, che ha appunto fatto la copertina della prima versione autoprodotta. Abbiamo deciso di dare questo taglio che si vedesse davanti e dietro, quindi praticamente avevamo il davanti col protagonista e il dietro Lise con questa ragazza a cui lui è molto legato nel romanzo. Quindi praticamente c'è la sorpresa che tu vedi lui davanti, poi giri il libro e vedi che dietro c'è nascosta lei. Poi per l'edizione UT e Libri, siccome volevamo dare uno stacco rispetto all'edizione autoprodotta, abbiamo cominciato a realizzare vari bozzetti. Questo è uno, poi ecco questo è un altro dove si vedeva lui in primo piano con Lise riflessa nella lama della spada. Poi questo non è stato scelto, ma lo abbiamo ripreso per il dietro, perché ci piaceva molto l'idea, per unificare tutti i libri della serie, di dare la spada con riflesso un personaggio diverso e un occhio in più che si apre. Abbiamo fatto questa prova, però questa aveva un piccolo problema, che era un perfetto face palm, cioè la spada andava troppo di fronte sul viso del personaggio, lo copriva. Qui però vediamo anche l'alternanza tra entrambi i mondi, perché tra l'altro la narrazione si svolge sia su Coron, che è il mondo fantasy in cui lui finisce, che sulla Terra, dove c'è il filone che continua a essere narrato con la sua famiglia che affronta la sua perdita, perché tutti lo credono morto, mentre invece lui è vivo su quest'altro mondo. Questo è il bozzetto finale. Poi l'artista Federico Musetti, che è un bravissimo illustratore che lavora nel campo dei giochi di ruolo e dei videogiochi, esatto, ha cominciato a realizzare la copertina ed ecco qui finalmente il prodotto finito, con lui diviso tra i due mondi. Quindi c'è sia la parte fantasy che quella fantascientifica. Tra l'altro io sono abbastanza appassionato di fantascienza, quindi ho voluto inserire in questo libro anche delle parti molto consistenti di fantascienza. Ho passato le notti sui libri di fisica quantistica per dare un background scientifico credibile a questo libro. Esatto, tra l'altro la teoria del reattore che, esplodendo, catapulta lui su Coron,
è basata sul bosone di Higgs, di cui è stata confermata l'esistenza il giorno stesso in cui il libro è andato in stampa, quindi me la sono proprio giocata, come dire, ho rischiato grosso, perché se non fosse stata confermata questa cosa mi sarebbe crollata tutta la teoria alla base del libro. Invece per fortuna è andata bene, Dio non gioca a dadi, come si suol dire, come diceva Einstein, e quindi ha confermato questa cosa. E vabbè, niente, quindi... Tra l'altro, scusami, finisci tu, ti stavo interrompendo. No, prego. Okay, perfetto. No, tra l'altro dicevo che sarebbe stato carino magari per un'altra prossima futura presentazione, perché voi non sapete, ma Rita e Davide sono gli stessi che ci hanno regalato questa locandina stupenda quest'anno per Macerata Fumetto, che omaggia un po' anche, diciamo, la versione del cosplay del salone, e l'abbiamo accompagnato appunto a Lidia, protagonista, insomma, insieme a Peter. Lidia. Sì, avevo detto Lidia, infatti, forse non si era sentito bene. E niente, quindi mi veniva in mente che sarebbe stato carino far vedere anche tutte le prove che ci hanno portato alla realizzazione anche di quella locandina, che un po' è anche Lidia. Mi dispiace, non l'abbiamo portata. Lo so, no, infatti, ma ce l'avevo anch'io, solo che non l'abbiamo preparato e quindi sarà per un'altra volta. Però è proprio bello vedere come dalla vostra matita arrivate a questo prodotto finito, che comunque, per quanto prodotto di nicchia può essere il fantasy in Italia, il vostro ha avuto un ottimo successo e vi auguriamo, insomma, di proseguire in questa cosa. Di certo facciamo del nostro meglio. Qui volevo, guarda, agganciarmi un attimo al tuo discorso e dire qualcosina io, spendere due parole sull'arte digitale, perché è successo un paio di volte adesso che, venendo allo stand, un paio di persone mi vedono disegnare, meno male che c'è ancora qualcuno che disegna a mano. La copertina è stata fatta completamente in digitale, perché? Perché, cioè, esistono sempre due mani per disegnare. Non, purtroppo ancora non è stato inventato il tasto disegna, magari, o anima. Se lo mettono su qualche tavoletta grafica la prendiamo subito, immediatamente. No, io invece vi auguro di non prenderla subito, perché fate benissimo il lavoro come lo state facendo. La verità adesso è che, tanto a me come artista, ho passato tante varie fasi. C'era stato un periodo che pensavo, è bello solo il tradizionale, periodo che pensavo, guarda, senza il digitale non si potrebbe campare. Adesso io dico, ma è sempre la mia mano, è sempre la mano di qualcun altro. Anziché io conosco, sul foglio disegni, esatto, sulla conosco artisti di un livello eccelso che fanno tranquillamente tele a olio caravaggesche e disegni in digitale in 4 minuti. È una questione puramente commerciale, se vogliamo, ma gli artisti sono commercianti. Siamo commercianti della nostra arte. È inutile dire, non è possibile fare arte soltanto per commercio. No, è l'unica cosa che può mandare avanti l'arte. Caravaggio faceva per commissioni. Michelangelo faceva per commissioni. C'aveva il Papa che non lo pagava delle volte. Doveva combattere pure lui. Allora è semplicemente la storia che si ripete. Sempre la storia che si ripete. E quindi, vabbè, moriremo tutti poveri, ma felici, non fa niente. L'importante è che qualcuno si ricorda di quello che abbiamo fatto. Ok. E vabbè, grazie mille a tutti. Io vi ringrazio tanto per questa presentazione, perché ci tenevo in maniera particolare, perché oltre alla bellissima locandina che ci avete regalato, apprezzo proprio particolarmente il vostro lavoro. Per cui siete sempre benvenuti a Macerata Fumetto tutti gli anni, per tutta la vita, proprio. Grazie. Qui ai 7 anni e oltre, insomma. E niente, allora ricordiamo che vi trovate se convinci una cosplayer a fare il cosplay di Lidia, l'anno prossimo se ci viene a sgrizzare. Allora annuncio a tutti i cosplayer qui presenti in fiera, l'anno prossimo vogliamo un cosplay di Lidia di Dark. Cerchiamo volontarie. Scusa, volontari anche per quello di Peter, allora? Sì, anche sì. Ok. Sì, però Lidia è più nuda, quindi. E quindi ricordiamo a tutti allora che potrete trovare Rita e Davide a Lucca. Sì, saremo esatto, a Lucca Comics sabato pomeriggio e domenica mattina. Okay. Scusate, Lucca Games. Esatto. Lucca e Books and Games, presso lo stand Utti e Libri. Perfetto, e per il momento invece tutto in vendita allo stand qua di Rita e Davide a Macerata Fumetto. Grazie esatto. mille. Grazie a voi, arrivederci.
E ricordiamo a tutti quanti presenti che dalle 4:30 i cosplayer possono avvicinarsi al palco per lasciare il materiale e quando...